Siamo al mercato di Padova questa mattina per fare la nostra spesa, perché oggi cucineremo insieme a un ospite molto speciale una ricetta, anzi due ricette natalizie. Una si chiama alberello per un Natale, come avrete appunto capito, intuito, è davvero un alberello molto carino da vedere e molto buono da mangiare. E poi faremo un biscotto stampato, un biscotto che potrebbe benissimo essere un pensiero per le feste. E allora andiamo subito a fare la spesa. Caro Alberto, buongiorno. Buongiorno Anna. Per oggi ti chiedo dello yogurt magro, poi mi servono delle uova e del burro. Certo. Grazie Alberto, gentilissimo. Ciao, buona giornata. Buongiorno. Missione speciale oggi, mi raccomando. Quindi zucchero di canna, zucchero a velo. Poi mi servirà il cacao amaro e il cioccolato. Una bustina di zucchero a velo. Il cacao in polvere. Super speciale. Dunque, buona giornata. E buona ricetta. Ciao. Ciao. Federica, buongiorno carissima. Buongiorno, ciao. Allora, ciao. Mi servono dei limoni. Certo, li ho naturali, buonissimi. Perfetto. Quanti allora, limoni? La ricetta ne richiede uno, però mettimene due o tre, dai. Magari mi faccio una limonata così. Grazie a Federica, te. Gentilissima. A te, grazie. E allora noi siamo pronti per andare in cucina dalla nostra Ilenia, che ci sta aspettando con questo ospite davvero speciale, vedrete. Questa sarà una puntata davvero da puntare sul quaderno degli appunti, anzi sul quaderno delle ricette. Allora andiamo. Beccata subito! Non sono sempre solo io che mangio. Buongiorno, ben ritrovati. Buongiorno. Dillo. Per buongiorno. Una vololta voglio fare anch'io la figuraccia, capisci? Figuraccia, di solito certo. Sei tu. Vuoi assaggiare? Buonissima. Beh, sì, grazie. Okay. Yeah. Hai visto? Allora, beh. Questo si chiama controllo qualità. Perché non ci fidiamo. Ma scusami, tutta quella che... Perché mi sembra che ci sia un... No, non l'ho mangiata tutta, assolutamente. Però servirà poi. È stata ritagliata. E adesso sto facendo tutti i pezzettini per far assaggiare questa delizia, che non ho fatto io, È per quello che è così buona, vero? Dillo. È buonissima. Dai, prendi il no, caffè, dai, vai. No, non ho neanche detto io, guarda. Vado a conoscere la nostra ospite di oggi. Vai. Io l'ho già conosciuta, Non mangiarti tutta la torta? Forse non arriva a sera. La sua dolcezza e la sua bravura ha conquistato tutto il web. Lei si chiama Leda Verderio, ma tutti la conoscono come Leda in torta. Buongiorno Leda, benvenuta. Buongiorno Anna. A Due Chiacchiere in Cucina. Cominciamo subito con un buon caffè, visto che poi dovremo cucinare e dovremo carpire tutti i segreti del cake design, che è, diciamo, il tuo mondo, questo mondo che hai scoperto, mi raccontavi, quando appunto ti dovevi sposare. Questa esatto. È una bellissima storia, Leda. Sì, esatto. Infatti stavo organizzando il mio matrimonio con Luca, mio marito, e poco prima del matrimonio abbiamo deciso di fare un pranzo con i parenti più stretti, quindi i nostri genitori, gli zii. Visto che, saprai meglio di me, quando poi ci si sposa al giorno del matrimonio si pensa a tutti tranne che alle persone a noi più vicine. È vero, è vero. E quindi per quel giorno ho deciso di realizzare una piccola e semplice wedding cake per sancire, per rendere un po' più prezioso questo pranzo. E da lì si è aperto un mondo. Il bello è che tu sei giovanissima, perché insomma, lo diciamo, hai 31 anni, sei veramente sì. Una ragazza. E, all'epoca era il 2010, e in Italia non era ancora conosciuto il cake design, se non altro non c'è stata quell'esplosione che poi c'è stata negli anni a seguire. Quindi tu sei stata veramente pioniera, insomma, in questo mondo del cake design, e da allora non ti sei più fermata. No, assolutamente, le cose poi sono state assolutamente naturali, perché ho prima aperto il blog e da subito ci sono state richieste per corsi
tenuti da me, e da lì ho avuto la fortuna poi di lavorare con Bianca Balti per la copertina di una rivista femminile. E la mia torta bellissima, è stata Bianca Balti, è una delle mie preferite, è meravigliosa. Sì, è molto molto semplice e carina, veramente. Vedi. E poi consulenze per grandi aziende, ma soprattutto il mio obiettivo è quello di trasmettere la passione che io metto nel cake design, ma in generale nella cucina. Vedi, questo è qualcosa di straordinario. Devi sapere che io con il cake design, cioè, lo ammiro ma da lontano, non ho mai fatto assolutamente nulla, quindi tu che tieni corsi, perché tieni tuttora corsi, sì, vero? Ecco, oggi a Due Chiacchiere in Cucina si terrà un piccolo corso di cake design, quindi... se posso imparare io, lo dico sempre, possono imparare tutti. Assolutamente. Su questo proprio non c'è dubbio, non c'è assolutamente dubbio. Tu sei, tra l'altro, sei anche mamma. Sì. Una giovanissima mamma di Giorgio. Di Giorgio, che ha 2 anni e mezzo ed è appassionato tanto quanto me. Davvero? Ah, quindi ha preso proprio da te? Sì, 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 fortunatamente sì. Che meraviglia, però. Lui torna dall'asilo e dice, mamma, facciamo una torta. Ma che bello, è bellissimo. Ascolta, Leda, adesso gustiamoci questo caffè, perché ci dobbiamo concedere questi 2 minuti di pausa pubblicitaria, però poi torniamo per il nostro corso di cake design. Leda, eccoci qua nella nostra cucina. Eccomi. Buongiorno. Hai visto? Ciao. Che ti amo, ciao, ti ho portato. Certo. Leda in torta. Leda in torta, che poi noi abbiamo anche lavorato separatamente. Ti do il grembiule, Leda? No, grazie, ho portato il mio. Portato tutto. Vedi? Vabbè, giusto. Per essere all'altezza di Lenia, ovviamente. Certo, io ho già fatto la preparazione degli ingredienti, appunto, che mi hai dato, naturalmente la lista, e prendete nota, un po' lunghina la lista, però. Gli ingredienti per l'albero per un Natale sono 100 g di cioccolato, 125 g di burro, 160 g di farina 00, 200 g di zucchero di canna grezzo, 70 g di zucchero raffinato, 2 uova, 15 g di cacao amaro, mezzo cucchiaino di bicarbonato, un pizzico di sale, 125 g di yogurt magro, un cucchiaio di olio di arachidi, un decilitro di acqua, un cucchiaino di estratto di vaniglia. Per la farcitura, mascarpone, zucchero semolato, liquore a piacere, panna montata, colorante verde e confetti colorati. Insomma, noto che abbiamo comunque ingredienti dietetici, perché c'è lo yogurt magro, 0,1% di grassi, tra l'altro. Cacao amaro. Esatto, e cioccolato fondente. Ecco, e zucchero grezzo. E poi come si fa, appunto, il liquore che pulisce. Sgrassa. Esatto. Quindi per chi è a dieta questa è consigliata. Allora, qua ci sono tanti ingredienti, però basta, il segreto è, Leda, prepararli, giusto? Prepararli e unirli. Quindi in realtà il procedimento è meno difficoltoso di quello che si possa pensare. Certo che sei un po' altina anche tu, Quanto di te, tu ti senti un tappo oggi? Finalmente riesci a sentirti un tappo? Allora, andiamo avanti. Sì. Dammi delle mansioni da fare, che così, perché tra un poco appunto diranno di velocizzare, perché dobbiamo far vedere un po' di passaggi. Allora, si vuoi iniziare a sciogliere nel microonde il burro insieme al cioccolato. Ok, lo faccio sempre a pezzettini, che così appunto non si va a surriscaldare troppo, giusto? Giusto. Quindi prima tutti gli ingredienti liquidi. Sì, esatto, e poi tutti quelli solidi. Ok. La lista degli ingredienti è lunga, ma il procedimento è semplicissimo e soprattutto merita. Ok. Vedi? Non lo so se merita. Non mi sembra di aver assaggiato. No, vero. Sì, perché la torta che stavamo mangiando prima è che è scomparsa da qui, perché prima era qui, adesso non si sa che fine abbia fatto, vero, questa torta che era qui. Tipo Enrico e Silvia. Per esempio, hanno fatto a gara per prendersela, quindi è veramente tu ottima. Tu nel frattempo? Io nel frattempo posso iniziare ad unire gli ingredienti secchi. Ok. Cosa ti serve, Leda? Una ciotola. Una ciotola, ciotola, okay. Grande o piccola? Grande, grazie. Grande. Eccoci qua. Dove uniamo farina, lo zucchero di canna, che arricchisce particolarmente il sapore della torta. Se preferite potete utilizzare solo...
quello semolato bianco, però vi consiglio di utilizzarli entrambi. Entrambi? Sì. Perché dà un sapore di caramello un po'? Esatto, sì, arricchisce proprio il sapore e aiuta a valorizzare il cioccolato. Ho unito il cacao amaro e il lievito. E via, vedi? Ecco, mi piacciono comunque queste ricette dove devi unire tutto. Cioè, alla fine la parte più difficoltosa è quella di pesare gli ingredienti, ma preparandoli così, poi alla fine... Sì, ci vuole un attimo. Un attimino. Ascolta, Leda, intanto, visto che iniziate appunto a cucinare questo alberello per un Natale, io inizio anche un po' a conoscerti meglio, insomma. Sì. Abbiamo già scoperto come ti sei avvicinata a questo mondo e io vorrei capire poi questa tua passione, come è andata avanti nel tempo, perché sai, le passioni arrivano così come dei fuochi d'artificio, poi però tante volte scemano, invece nel tuo caso per hai ora, continuato sì. Veramente... Sì, come ti dicevo è nato il blog, subito dopo la pagina di Facebook, che al momento è quella che seguo di più, che ha circa 110.000 fan. E recentemente mi sono allargata anche a Instagram e Twitter. Ti piace? Ti piace usare i social? Non tantissimo. No. Non ho la costanza per farlo, ma mi piace molto condividere. Vedi. Diciamo che diversificare è quello un pochino più difficile. Forse per me farei solo Facebook e basta. Solo Facebook e basta. Invece oggi bisogna sempre essere un po' sul pezzo anche con i assolutamente con, sì, con sì, gli sì. altri social. Insomma, noi lo sappiamo bene perché abbiamo Silvia che è bravissima e ci cura tutta la parte. Ah, sì, vi social. Seguo. Sì, dove sì, posso lei vi è, seguo. Lei è proprio brava, lei è proprio brava. Qua abbiamo sciolto sì. Il tutto. No, si sta sciogliendo ancora. No, sì, perché è ancora poco. Con cosa possiamo proseguire nel frattempo? Tanto manca pochissimo. I semini della vaniglia dove vanno inseriti? Li metterei dentro lo yogurt. Ok, vai. Grazie. Pure. Leda, fai veramente come se fossi nella tua cucina, sì. Quindi davvero... Lei è bravissima poi con le spiegazioni, soprattutto con i tuoi video, dove spiega con calma tutti i vari procedimenti, è meravigliosa. Ma secondo me veramente il suo punto di forza è questo, perché ha questa dolcezza, questa semplicità nel spiegare le cose che davvero ti conquista. Grazie, ti troppo conquista. Buone. No, diciamo la verità, quindi... Adesso allora io non ho scaldato tanto, giusto? No. Perché poi appunto il calore del burro sarà quello appunto che farà sciogliere. Esatto, sì, al cioccolato a cui basta poco più di una temperatura tiepida. Vedi per come sciogliersi. Si è sciolto adesso. Ed è per quello che si preferisce appunto anche farlo a scaglie per accelerare sì. I tempi. Come ti spieghi lei da tutta questa mania per i cake design in Italia? Che insomma... cake design di origine anglosassone. Sì, giusto. Assolutamente. Com'è che anche gli italiani sono tutti impazziti per queste torte decorate, elaborate? Tra l'altro tu ci hai portato una torta bellissima, che è quella, adesso la inquadrano subito, che è quella appunto dove c'è memole. Sì. Chi ha vissuto negli anni 80, come la sottoscritta, se la ricorda bene. Anche negli anni 70, perché avevo un fratello comunque. Sì, vabbè, insomma, io mi ricordo, a me lo guardavo sempre io in TV. Allora, abbiamo aggiunto al cioccolato e burro acqua e questo appunto lo porta a una temperatura inferiore. Sì. Lo yogurt al quale appunto abbiamo aggiunto gli semi di vaniglia. L'olio, quindi un'altra parte liquida. E concludiamo con le uova. Quindi in questo caso il cioccolato... ha già raffreddato. Esatto, e non sì. Si va a cuocere l'uovo stesso. Quindi mettiamo tutte le uova intere, giusto? Esatto, sì, le uova intere. Ecco, quindi ti chiedevo, secondo te è bene o è male che il cake design sia entrato a far parte quasi della tradizione italiana? Perché sai, tanti puristi dicono no, cake design, queste americanate, tra virgolette. Ma io credo che il cake design per avere un futuro in Italia debba avere un gusto tipicamente italiano. E quindi associare la tradizione pasticcera italiana, che non ha eguali, brava, a una decorazione, grazie, più moderna. Più moderna. Sì, esatto. Visto. Sì, perché tante volte, almeno io ho sentito magari parlando con amici, si dice appunto che con il cake design magari le torte sono, diciamo, farcite con panna, così, ma non grazie. Sono niente di che all'interno, più esteriore, più esteriorità e meno ciccia. Meno sostanza. E meno sostanza. Invece quello che dici tu è un'ottima cosa, perché così uniamo quella che è la nostra tradizione, la nostra pasticceria. La nostra cultura. Che è, esatto, esatto. E oltretutto, una curiosità...
ci sono due scuole di pensiero anche nel mondo anglosassone, ovvero alcuni dicono che la pasta di zucchero debba essere mangiata, altre persone invece sostengono che la pasta di zucchero serva solamente a conservare meglio il dolce. E qual è quella che sposi tu com'è? Va a gusti. Mio marito mangia anche la pasta di zucchero che io scarto. Per cui diciamo che ci compensiamo. Cominciano ad arrivare i cartelli minacciosi. È tardi. Questo è un cartello nuovo, Ilenia. È tardi. L'impasto è pronto? Le carne? Io ho stropicciato solo. In questo caso non va bagnata la carta forno. No. Perché altrimenti va a inumidisce ulteriormente l'impasto. Versiamo tutto l'impasto in teglia. Poi se abbiamo difficoltà a farla rimanere, basta semplicemente imburrare, giusto un piccolo segreto, o oliare appunto la teglia. Esatto. E senti, questo è il nostro impasto, cioè la nostra base è questa, cioè finita. Esatto. Vedete, alla fine tanti ingredienti. Ma il procedimento è semplicissimo. Facilissimo. Sì. Forno preriscaldato a 160 gradi per quanti minuti? Circa un'ora. Un'ora. Ok, andiamo in forno. E allora andiamo a infornare subito. Voilà. E adesso cosa facciamo? Aspetta che facciamo un po' di spazio perché in pasticceria... ma quello... Aspetta che ci penso io a metterla giù, Ilenia, che non ti sporchi. Sai com'è. Cosa facciamo? Facciamo le serie noi. Allora, adesso dobbiamo preparare la farcia, esatto, giusto? Sì. Perché noi, i nostri... Vai tranquilla, Anna, sai, conduco io. È buona, è buona, è buona. Ah, ok, ok, ci sono. Dovevo capire se c'era allora, i nostri alberelli appunto li abbiamo ce già. Ce li abbiamo già. Esattamente, quindi devono raffreddare. Sì. Perché poi la farcitura in un certo senso ha una base di crema, quindi di panna montata, giusto? Sì, esatto. Infatti ho voluto proporre una farcitura che ricorda tipicamente il Natale, cioè la crema con cui viene servita normalmente il pandoro o il panettone. Quindi questa crema con cosa si fa? Panna montata, mascarpone, un pizzico di zucchero. Ok, allora un pizzico di zucchero te lo prendo perché quello è un pizzico di sale. E qua. E un liquore a piacere. Ok, che perfetto. Il liquore ce l'hai tu, giusto? Esatto, okay, questo sì. Qui. Tu cosa hai usato? Un rum bianco. Perché vuoi mantenere un candore anche appunto della, esatto, sì, perché della crema in tempo. Io volevo proporvi anche la versione colorata. Ah, sì? Allora, io monto la panna. Hai bisogno di un'altra vaschettina, di un'altra grazie. Ciotolina? Aspetta che ci penso io. Eccola qua, eccola qua. Intanto noi ammorbidiamo il mascarpone con lo zucchero. Due cucchiaini. Bastano, vero? Sì, è già dolce la torta. Panna ben ferma? Sì, grazie. Intanto noi ammorbidiamo il mascarpone così sarà più facile unire la poi panna. Poi lavorarlo con la panna, ottimo. Uniamo un goccio di rum. Un goccino, pensavo lo mettessi tu. Un po' alcolica, ma vabbè, insomma. A Natale anche questo è concesso. E questa è una bella idea, veramente, per una cena di Natale, un pranzo, così... con gli amici. L'anno scorso ho fatto una cosa che hai fatto tu, avevo fatto le coppette a cucchiaio con il succo di melagrana e quest'anno farò questo. Ha già risolto anche il Natale. Vado a... Sì. Ecco, io dico sempre che la prima parte di panna è quella che va a perdere, giusto? Esatto. Vuoi spiegarlo tu? Guarda, sei più brava tu. Perché va a alleggerire appunto il composto. L'impasto. Esattamente, quindi dopo sarà molto più facile incorporare sì, la rimanente. Cosa che noi abbiamo già fatto, diciamo, lavorando il mascarpone con un pochino di rum. Però la prima parte di panna si smonta di più rispetto a quella che uniamo dopo, ma ci aiuta molto. Sì. Possiamo metterla tutta. Questa regola io alla fine l'ho fatta mia per tutti i dolci in cui bisogna mettere magari anche le chiare. Sì, giusto? Assolutamente. Eccolo qua, allora noi abbiamo il nostro... Lo so Enrico che siamo in ritardissimo. No, non c'era scritto ritardissimo, c'era scritto ritardissimissimissimo. Ok. La farcitura è pronta. Ok. Prendiamo la sac à poche. Che... Eccola qua. Ok, che avevo già messo appunto. Esatto, io ho inserito un beccuccio a stella.
per non colorarla totalmente, e ti chiederei un cucchiaino. Cucchiaino qui, aspetta, te lo prendo io. Non c'ho più. Siamo finiti. Coltello va bene lo stesso. Ci arrangiamo, l'arte di sapersi arrangiare in cucina. Sporchiamo giusto la punta del nostro coltello col verde. Ah, la metti direttamente lì? Eh sì. Ma dai. Per non colorarlo tutto, cioè, penso partendo te. Dal fondo. Così. Fai una striscia proprio. Sì. Così. Cioè, vediamo, aspetta, voglio far vedere bene a casa. Leo, inquadri tu. E quindi facendo così, quando scivola giù, sarà solo leggermente, sì, sarà solo leggermente colorata, ci ricorderà un albero, ma non utilizzeremo molto colorante, perché mi rendo conto che soprattutto le mamme hanno timore a far mangiare molto colorante ai propri figli e quindi ecco, vedete? Ne utilizziamo solo il necessario. Ecco, andiamo avanti adesso perché sennò... Bella questa idea. Sì. Come. Vedi, soluzione... Questa andrebbe fatta riposare in frigorifero, sì. Un po'. Noi però abbiamo i tempi un attimino più stretti, ma giusto un po'. Perché quindi così si solidifica e si riesce anche a mettere meglio, esatto, a sagomare meglio sul dolce. Questo direi che ci basta. Adesso voglio proprio vedere come facciamo... Mi serve un coltellino per tagliare la punta, una forbice, va benissimo. Sì. Era qua, aspetta. Grazie. Dove? Qua? Sì. Come vedete il colorante ha iniziato a colorare la farcitura. Guarda che bravo. Oh, che bello! Ti piace? È proprio... Vuoi che te lo sposti il resto? Grazie, sì. Te lo sposto di piatto proprio? Sì. Questi dopo sono già pronti? Sì, sono pronti, andiamo a finire la decorazione. Magari vuoi già il piattino? Grazie. Ascolta, perché l'hai chiamato alberello per un Natale? Perché è già porzionato e anche questa potrebbe essere un'idea carina, quindi fai tu. Un dolcetto per ogni invitato alla nostra festa di Natale. Che bello. Allora noi continuiamo a farcire come abbiamo appena visto, dopodiché torniamo qui, ma intanto andiamo a scoprire una delle eccellenze del nostro territorio. Due Masterchef, due squadre, un solo posto come vincitore. Sarà una battaglia ai fornelli, ovviamente, epica, quella del 27 novembre, della sera del 27 novembre. E a parlarcene c'è qui la direttrice di Cucinando, Gianna, buongiorno, benvenuta Gianna. Grazie, grazie mille. Insomma, suona veramente come uno scontro tra È uno cuochi. Scontro importante perché ci saranno due squadre composte da 18 persone che si combatteranno per vincere il primo premio e saranno diretti da Arianna Contenti e Giuseppe Garozzo, che sono detto Conte, che sono Conte. Partecipanti di Masterchef. Di Masterchef, proprio come la nostra Ilenia. Da Roma, esatto. E per l'occasione useranno dei prodotti locali, particolari, friulani. Ecco, perché spieghiamo bene dove e quando accade questa sfida. Allora, sarà abbiamo detto appunto adesso, quindi il 27 di novembre, la sera, vero? La sera, dalle 18 alle 22. E dove siamo? A Pordenone, piccola periferia di Pordenone. C'è una scuola molto bella, molto interessante, con 12 postazioni su cui si può lavorare, ma possono lavorare anche dei gruppi di persone, per cui 36 persone ci stanno. Caspita, ma e chi vince? E chi vince vincerà un corso, vince la squadra e vincerà un corso partecipativo con uno chef particolare e potranno partecipare tutti i 18 componenti che avranno vinto. C'è anche un secondo premio che è un corso guarda impara dove non si partecipa ma solo si guarda e
poi si può assaggiare tutto quello che allora si viene preparato. Io vengo, io mi iscrivo, ma come faccio a iscrivermi? Come si fa? O si manda una mail a info@cucinandoconlaq.com. Esatto, perché è una cucina particolare. Per distinguerla da tutte le altre, voi lo sapete, quando vedete la cucinando con la Q, non è un errore di grammatica, dai, in questo caso ce lo concediamo, dai. Abbiamo licenza poetica. Attirare l'attenzione, sì. Oppure sul nostro sito www.cucinando.com, sempre con la Q. Ecco, questa Cucinando è davvero comunque una realtà, tra l'altro io so che avete appena compiuto un anno, quindi... Esatto, il 21 di novembre. Ecco, quindi tanti auguri. Grazie. E insomma è una cucina davvero speciale. Siamo giovani, siamo ancora piccoli, ma vogliamo crescere tanto, una cucina speciale, sì. È nata per volontà di due fratelli che fanno altro nella vita, ma avevano questo spazio molto bello da disposizione e hanno pensato di fare una scuola di cucina ispirandosi proprio a MasterChef, per cui ci sono 12 postazioni movibili con le ruote. Due di queste postazioni sono state pensate per i portatori di handicap, per cui due postazioni sono state realizzate per poter entrare anche con la carrozzina a lavorare. Questo è incredibile, anche la vostra attenzione e sensibilità, giustamente, perché tutti possono partecipare a questa sfida che si terrà appunto il 27, quindi anche la mail che vedete sovraimpressione, annotatela, mandate subito una mail, perché di posto ancora qualcuno so che ce n'è. I posti sono limitati e ce ne sono ancora pochissimi, per cui bisogna assolutamente fare in fretta. Quali sono i corsi che di solito Cucinando voi tenete? Facciamo diversi tipi di corsi, appunto partecipativi o solamente guardo imparo. E mangio, no? Mangio sempre, assolutamente. Bisogna vedi sempre assaggiare. La filosofia di due chiacchiere in cucina, noi ci troviamo molto sulla stessa lunghezza d'onda, cara Gianna. Non solo, e anche sempre il bicchiere di vino abbinato, è importantissimo. Mamma mia! Perché bisogna educare le papille gustative a sentire tutte le emozioni che si ricevono, esatto, da un buon piatto. Bravissima Gianna, un buon bicchiere di la vino. La pensiamo allo stesso modo. E allora io ti ringrazio per essere venuta a trovarci. Mi iscriverò a qualche corso, credo. Ti aspettiamo, assolutamente. Sfiderò Ilenia. Ma Ilenia arriverà da noi. Ah, vedi. Presto. Grazie allora, grazie, grazie mille Gianna. Grazie e noi a te, Anna. Ci rivediamo in cucina. Eccoci qui con Leda in torta, due chiacchiere in cucina per questi alberelli per un Natale, che sono quasi pronti, manca veramente il tocco finale. Il tocco finale. Vai Leda. Io ho trovato delle cannucce rosse che infiliamo alla base dei nostri alberelli e questo sarà vedi il nostro tronco. È proprio il tronco questo, sì, qui, vedi? Carino. Io ne farei uno da mettere qui, il resto sì, poi... Sì, per il nostro sommelier, ecco, esatto, il piccolino, l'alberellino piccolo. Dopodiché in commercio trovate molte perline colorate. Ecco, andiamo a decorare, proprio come facciamo con il nostro, esatto, albero di Natale. Mettiamo qualche pallina colorata. Spettacolare. Ed ecco un Natale di design, magari sulla punta? Sì, dai, che bello! Benissimo, allora questo è il nostro alberello per un Natale, che va subito nelle mani del nostro sommelier per indovinare il vino perfetto. Ben ritrovati nell'angolo dell'abbinamento cibo-vino. Beh, innanzitutto complimenti per questa splendida preparazione che unisce l'aspetto coreografico di indubbio effetto, anche note aromatiche molto importanti date soprattutto dal cioccolato, su cui poi la glassa tende un po' ad mitigare il messaggio aromatico importante. Abbiamo cercato di proporre in abbinamento un vino del nostro territorio, un vino un po' particolare, è il fratellino del Raboso Piave, il Malanotte di OCG della zona di Treviso, nella versione passita, un vino che come vedete scende nel bicchiere con questo colore intenso, è un rubino molto molto denso con una materia colorante importante, si muove nel bicchiere in maniera sontuosa e già mi manda segnali di grande struttura anche aspetto visivo. Il naso è un'esplosione di marasca, di ciliegia sottospirito, di piccoli frutti neri, che riporta anche al naso un po' di mineralità del territorio, questa zona particolare della pedemontana trevigiana. In bocca è dolce, come mi serviva, per riuscire a ben equilibrare la nota amarognola e amara del cioccolato e del cacao in questo caso, però una grande freschezza.
è il DNA del raboso che esce con questa spina acida verticale mitigata dalla dolcezza, dagli zuccheri residui che sono stati lasciati nell'appassimento di questo splendido vitigno. Quindi un abbinamento sul territorio che può anche uscire dagli schemi abituali e classici e può magari anche essere proposto direttamente su qualche formaggio super stagionato della zona della pedemontana trevigiana. Speriamo di avere operato anche questa volta in sintonia con quelli che sono i dettami della nostra associazione, l'Associazione Italiana Sommelier del Veneto, e che potete trovare anche sul nostro sito www.iceveneto.it. Alla prossima e grazie. E dopo il nostro alberello per un Natale passiamo davvero al cake design puro. Vero. Alla Leda in torta, che è oggi nostra ospite, un grande onore per noi. E allora adesso faremo Leda il biscotto stampato. Molto curiosa di capire come sarà cucinato, come sarà fatto. Ilenia. Beh, una pasta frolla, sì, semplice, però un po' più raffinata perché utilizzi lo zucchero a velo. Riesci a dare magari velocemente le dosi perché appunto è una pasta frolla classica. Sì. Io utilizzo 300 g di farina 00, 100 g di zucchero a velo, un uovo e 160 g di burro freddo di frigorifero. Ottimo. Impasti tutto, poi metti in frigo. Sì, lascio riposare 30 minuti circa avvolto nella pellicola trasparente e dopo si può stendere, coppare con un normale tagliabiscotti e infornare a 180 gradi fino a doratura. Ecco, okay. Questo è il risultato. Tu tra l'altro hai messo all'interno giusto delle perline colorate. Sì, questi sono i biscotti che ho realizzato ieri con il mio bimbo. Amore, Giorgio, tesoro. Tra l'altro, vedi, è una bella mossa perché possiamo riutilizzare diciamo, le palline che abbiamo usato per il nostro alberello per un Natale. Quindi, quando li compriamo, non è detto che le usiamo solo una volta. No, assolutamente. Vedi, usato per guarnire, ma usato anche come impasto per questi biscotti. Tu hai lasciato comunque, non hai fatto dei biscotti tanto fini. Nel senso, no. Quanto dobbiamo lasciare di spessore? Come vedete, circa 6-7 mm. Questo ci aiuterà dopo, quando andremo a immergerli nella glassa, perché altrimenti andremo a sporcare tutto il biscotto. Ottimo. E allora passiamo alle cose serie, ragazze. Allora, lei mi ha già dato da fare un piccolo lavoretto, perché appunto ci saranno due proposte poi di decorazione di questi meravigliosi biscotti. Quindi una con la glassa classica. La glassa reale. Ok, e di cosa si tratta? Spieghiamo che cos'è la glassa reale. Allora, la glassa reale è un composto fatto con albume e zucchero a velo principalmente. Noi metteremo anche qualche goccia di limone per togliere il forte sapore di uovo e per sbiancare ulteriormente la glassa. Quindi viene montata semplicemente con uno sbattitore elettrico. E chi non ce l'ha, anche con una frusta, sì, otteniamo lo stesso risultato. Sì. L'altra soluzione appunto è quella della pasta di zucchero. Pasta di zucchero. Che per chi non volesse cimentarsi con la ghiaccia reale, può trovare anche tranquillamente i panetti di pasta di zucchero in commercio. Altrimenti c'è la sua ricetta nel ecco. suo sito. Infatti nel tuo sito ledaintorta.it, giusto? .com, pardon. Ledaintorta.com noi possiamo trovare le varie, diciamo, ricette anche per fare la pasta di zucchero. Di zucchero, sì. Ecco, vedi, questo è interessante. Anche, le basi. Sì, le basi e anche quasi tutte le videoricette per sia le basi che la pasta di zucchero. Ledaintorta.com, quindi. Cosa dici, cominciamo? Sì, cominciamo. Allora, mettiamo un albume. Vediamo se la camera dall'alto riesce a riprenderti, e sì, così vede anche il passaggio, perché secondo me questa è una cosa molto importante, Anna, l'aggiunta dello zucchero a velo, che deve essere graduale. Ah, sì? Ah, io pensavo... No. Infatti non è indicata la quantità di zucchero a velo, bene o male. Allora, vediamo subito, Leda. Facciamo partire la planetaria. Perché do un cucchiaio. Quando vediamo che inizia a formarsi la prima schiumetta, allora possiamo procedere con lo zucchero a velo. Okay. Vuoi alzare che così vedono, sì, anche da casa, che è semi montata, quindi. Vedi, appena la prima schiumetta, come esatto. dici tu. Ottimo. Ok, allora da adesso possiamo piano piano aggiungere lo zucchero a velo. Sì, un cucchiaio per volta. Un cucchiaio per volta.
perfetto. Senti, Giorgio allora seguirà le tue orme, credi, eh? Ah, visto che ha questa passione anche lui. Spero che sia appassionato di cucina, perché trovo sia un modo meraviglioso per esprimere l'affetto e le attenzioni per chi ci circonda. Per te è questo che vuol dire cucinare? Sì, assolutamente sì. Dedicare il mio tempo per le persone a cui voglio bene. Infatti, un modo per esprimere se stessi alla sì, fine, no? Sì, non riuscirei mai ad aprire un mio ristorante, perché pensare di cucinare per qualcuno che non conosco non... Ma vedi proprio un'espressione d'amore alla fine, un gesto d'amore nei confronti di chi amiamo. Questa adesso è molto bello. Aggiungiamo qualche goccia di limone. Più o meno con un albume, qualche goccia di succo di limone, indicativamente lo zucchero velo quanto? Circa 125. Ok. Ok. Noi come facciamo a capire quando è il momento giusto per... Allora, adesso fermiamo. Ci è rimasto un po' di zucchero velo. Scrive praticamente. Sì. Poi vediamo, quando è pronta, si passa semplicemente la lama di un coltello. Proviamo. Adesso finiamo di amalgamare lo zucchero a velo che è rimasto. Bisturi. Esatto. Incredibile com'è la cucina. Oh. Questa è possibile anche colorarla? Sì, assolutamente sì. Chiaramente colorandola diventa più fluida e quindi poi andremo a correggere la densità con lo zucchero. Ma consigli a polvere o liquido a gel? Allora, io mi trovo molto bene con i coloranti a gel, quindi mi sento di consigliare quelli. Per alcune preparazioni specifiche, come quelle che vedremo dopo, sono consigliati quelli in polvere. Ok, facciamo vedere sta prova del coltello, sì. Voglio proprio vedere. Allora, direi che è pronta, quindi io la metterei dentro la bacinella, così magari la vediamo meglio. Cioè, praticamente col coltello come hai capito che è pronta? Perché deve rimanere... Perché scrive, ma sparisce il segno dopo pochi secondi. Ah, ok. Perfetto. Adesso abbiamo capito anche noi la prova che dobbiamo fare col coltello. Vedi, facciamo così? Attraversare alla lama. Ah, e come vedete, okay, pian pianino... Scomparisce il segno del coltello. Il trucco. Mentre per fare decorazioni più sode, la glassa reale, quando si alza la frutta, la frusta, deve lasciare un ciuffo ben fermo. Perché magari sarà ottima anche per decorare la frutta. Ah, vedi, sì. Vedi che c'era il nesso freudiano. Bene. Allora, un piccolo trucchetto per glassare i biscotti è mettere... Vai, uno spiedino sopra la nostra bacinella, prendo il biscotto, lo immergo bene, dopodiché lo sollevo, lo faccio passare sopra. E così non sprechiamo la glassa. Esatto. Io adoro questa donna. Lo sbattiamo bene. Io te avremmo già rotto il biscotto, sì, beh, sicuro. Io sicuramente, però. Che si uniformi perfettamente e poi lo lasciamo asciugare. Quanto ci mette ad asciugare? Poco? Qualche ora. Ah, ok, qualche ora. Sì, perché deve evaporare totalmente l'umidità che abbiamo dato con l'albume. E con la pasta da zucchero invece? Quanto sottile intanto? Il più sottile possibile. Direi che così va bene, perché dobbiamo fare anche una leggera pressione, quindi dobbiamo avere un minimo di agio. Ok. Coppiamo col nostro coppa pasta e adesso possiamo incollarla. Vedi, quindi alla fine è la glassa reale, giusto? Sì. Ci serve sempre perché fa da collante. Esatto, sì. E andiamo ad appoggiarla sul nostro biscotto. Questo è assolutamente più semplice per chi non fa cake design e vuole semplicemente realizzare dei biscottini carini per il Natale. Vedi, questo
furba idea anche da fare qualche regaletto, no? Esatto, questi biscotti li ho pensati proprio come bigliettino mangiabile per i regali che facciamo, i pacchetti. Mamma, che bella cosa! Per esempio con quel paio di scarpe lì che mi vorresti regalare, sì, un biscottino così. Anche con quella Dior che ho visto, potresti, va benissimo, sai, biscottino così. Esatto, è scritto proprio per te perché te lo meriti sul biscotto praticamente. No? Fai una torta. A questo punto utilizziamo il colorante in polvere, ne mettiamo poco su una piccola superficie come può essere il tappo del nostro vasetto, prendiamo un pennellino da decorazione, lo immergiamo nell'alcol. Io in questo caso utilizzo il rum bianco, ma potrebbe essere anche vodka o alcol alimentare. Comunque, alcol alimentare. Esatto, un alcol molto forte che evapori subito senza danneggiare né il colorante né la nostra pasta di zucchero. Creiamo una tempera. Sì, veramente, sei come un pittore. Questi sono pennelli proprio per decorazione, sì, perché non sono specifici per essere atossici e per non perdere peli. Io ho trovato questo stampino. È bellissimo. Andiamo a spennellare sul rilievo con la nostra tempera, che ho lasciato molto densa volutamente. L'effetto non sarà sempre precisissimo, però trovo sia anche il bello. Infatti, è ancora meglio. L'artigianale. Brava, brava. Allora, se sui biscotti fatti con la glassa dobbiamo aspettare che la glassa sia asciutta, sulla pasta di zucchero possiamo procedere immediatamente. E allora, quindi stampiamo. Va premuto per proprio far pressione. Esatto, oh, sì. Oh, mamma, che carino. Aspetta, vecchia. A questo punto realizziamo il tocco finale e quindi con un altro pennellino più piccolino andiamo a colorare, in questo caso, il cuoricino. Ti serve una... Aspetta, ti diamo una... No, uso il tappo del mio colorante. Se no, guarda, se vuoi abbiamo anche una... Ah, perfetto, grazie. Siamo apprezzatissimi con due chiacchiere. Ascolta, Leda, tu hai fatto tantissime cose, perché davvero non solo il blog, non solo i corsi, però insomma tu sei un po' un punto di riferimento quando si parla di cake design in Italia, quindi qual è l'esperienza che ha lasciato più il segno, che ti è piaciuta di più? Sei stata anche giudice, tra l'altro, in un concorso molto particolare che si chiama Cuochi Dentro, sì. Perché insomma noi abbiamo avuto la tua mamma qui ospite, Sibyl von der Schulenburg, quindi una persona eccezionale. Andate a rivedervi la puntata. Sì. E quindi questo Cuochi Dentro si è realizzato, ne avevamo parlato qui a due chiacchiere, tu sei stata giudice, uno dei giudici di questo concorso molto particolare. Esatto, infatti è un progetto che vuole far conoscere la realtà del carcere e valorizzare i carcerati. Dagli un modo, come può essere anche per noi, la cucina per me è un modo di espressione e di relax, di concentrazione. Ma è anche un modo per esprimere se stessi, esatto, perché no, sì. In un certo senso per rinascere anche. Esatto, e questo è stato per loro e devo dire che sono rimasta molto colpita dal leggere le loro ricette e le ricette erano quasi sempre corredate anche da una piccola descrizione o qualcosa che aveva colpito i carcerati. E sì, è stata una bella esperienza, forse, sì, anche per me. Ecco, non premete troppo. No! Silenia, fa vedere. Beh, vabbè, insomma, bisogna farci un po' la mano. Volete un cuore inciso? Vabbè, allora, mentre Silenia risolve questo... Dai, brava. Allora adesso Elenia dipinge il cuoricino e intanto noi ci prendiamo un minutino di pubblicità, poi torniamo qui. Da. Leda in torta, due chiacchiere in cucina e questi sono i nostri biscottini stampati per un dolce regalo di Natale. Esatto. Allora, questo non è proprio il massimo della vita. No, questo è un'opera incompiuta perché abbiamo dovuto appunto proseguire. Meno male che non la stai finendo, cioè lasciala però così proprio, Elenia.
facciamo vedere praticamente il risultato ottimale, giusto? Allora, cosa hai fatto, questa Leda? È un'opera incompiuta. Nascondila, per favore. Okay. Allora, io ho messo in un sacchettino alimentare il biscotto, l'ho decorato con un nastro dorato e un piccolo Babbo Natale. E questo sarà il bigliettino che metterò su ogni regalo, su ogni pacchetto che farò questo Natale. Quello sarà il mio regalo di Natale. Guardate cosa ho fatto per voi, biscotto, ciao. Ci lavorerà una settimana per ogni biscotto. Scusami, è fatto però con amore, come dice la scritta. Proprio come dice la scritta. Che poi fiori d'arancio. Cosa facciamo? Diamo questo qua al nostro sommelier? Io questo no, sai, poverino. No. Allora gli vogliamo, in fin dei conti, cioè veramente gli vogliamo un sacco di bene, dare questo obbrobrio. Perché insomma, dai, anche con un biscotto possiamo degustarlo con un buon vino. Quindi andiamo subito a capire che vino abbiniamo. Lascialo così, per favore. Fatti con amore questi biscottini, e dove la fragranza della pasta frolla e la dolcezza della glassa e la pasta di zucchero sicuramente mandano messaggi di dolcezza importante, quindi abbiamo bisogno anche qui di dolcezza da abbinare e anche una buona capacità di pulizia della bocca, una nota leggermente un po' grassa che sempre la pasta frolla lascia. Abbiamo cercato quindi uno spumante dai nostri colli euganei, un moscato a fiore d'arancio, quindi un moscato diverso da quello che nei prossimi giorni andremo a proporre sulle nostre tavole in occasione del Natale, un moscato che proviene da un territorio del Veneto che proprio in questo vitigno ha trovato la sua migliore identificazione. Un moscato spumante, come vedete dalle bollicine che si sviluppano all'interno del nostro bicchiere, che manda profumi tipici di questo vitigno, questo aroma che ricorda proprio l'acino del moscato, unite a queste note di fiori d'arancio, di zagara, con una bellissima freschezza sia a naso che in bocca, dove si esprime con dolcezza, con freschezza, con fragranza. Lo useremo anche per brindare alle scarpe che Ilenia attenderà unite a questo biscottino confezionato. Quindi cin cin a Ilenia e alle scarpe che riceverà per Natale. Alla prossima e grazie. È finita anche questa puntata dolcissima, l'insegna del cake design è dolcissima anche per la nostra ospite Leda Verderio, meglio conosciuta come Leda Intorta. Esatto. Intorta non è il tuo cognome, lo diciamo perché tanti lo pensano. Tanti lo pensano. Allora, oggi abbiamo cucinato questi due pensieri natalizi, allora l'alberello per un Natale e il biscotto stampato. Leda, facciamo un riassunto delle due ricette. Sì. Per fare l'impasto dell'alberello abbiamo unito gli ingredienti secchi a quelli liquidi, dopodiché abbiamo realizzato la glassa, abbiamo inserito il colorante dentro la sac à poche, abbiamo sagomato la nostra farcitura, decorato l'alberello e infine abbiamo inserito una cannuccia che è diventato il nostro tronco. Mentre per i biscotti abbiamo realizzato una pasta frolla, l'abbiamo cotta, abbiamo fatto raffreddare, realizzato la ghiaccia reale che abbiamo lasciato asciugare, abbiamo stampato utilizzando come coloranti dei coloranti in polvere, dopodiché li abbiamo confezionati in un pacchettino e questo è il bigliettino del nostro Natale. Insomma, un'idea davvero deliziosa. Veramente. Complimenti perché hai avuto delle idee, secondo me, stupende, molto originali. E allora noi vi ricordiamo che le ricette, ma anche questa puntata, la potete rivedere su www.settegoldtelepadova.tv. Naturalmente potete seguirci anche su YouTube, Facebook, Twitter, quindi veramente Instagram. E potete seguire anche Leda nel suo blog, ledaintorta.com. Sì. E naturalmente anche Instagram. Facebook, Instagram, Twitter e Pinterest e il mio canale su YouTube, dove trovate tante video ricette utili. Insomma, quindi davvero adesso non potremo più sfuggire al cake design. E allora noi vi salutiamo, vi ringraziamo per averci seguito e, che dire, con Leda diciamo tutti buon appetito. Buon appetito. Ciao. Ciao. Grazie anche a Ilenia Bazzacco, puoi andare. Ciao.